Sulla vicenda dei precari del comune dell'Aquila siamo ai titoli di coda, o quasi. Con i 56 lavoratori a casa da fine settembre, infatti, lo scenario che tutti preconizzavano, ovvero lo stallo degli uffici e dei tecnici, si è materializzato e, per correre ai ripari, la giunta Cialente ha autorizzato l'assunzione di 22 persone a tempo determinato per 6 mesi, pescando dalle graduatorie RIPAM, ovvero tra gli idonei del cosiddetto concorsone, o in quelle già esistenti in seno all'ente. 400.000 euro per destinare 7 unità lavorative al settore ricostruzione pubblica, 6 alla centrale unica di committenza, 3 al settore risorse finanziarie, 2 all'avvocatura, 2 alle politiche sociali e 1 ai settori pianificazione ed attività produttive. Dopo settimane di battaglie, proteste eclatanti ed occupazioni degli uffici comunali, insomma, viene da pensare che avessero ragione il vice sindaco Trifuggi, che a chiare lettere aveva spiegato come non si potesse procedere ai rinnovi dei contratti, con buona pace del sindaco, della senatrice Pezzopane e dei sindacati, e gli stessi idonei del concorsone, che chiedevano lo scorrimento delle graduatorie prima che l'ente procedesse ai rinnovi. Agli stessi precari era stata promessa una soluzione nella prossima legge di stabilità, ma per il momento da Palazzo Fibbioni l'emergenza personale è stata tamponata con una soluzione temporanea che ha rinviato il problema di altri 6 mesi. A nulla sono serviti i pareri ai ministeri, alla Corte dei Conti e alla Ragioneria dello Stato. Cala il sipario su una questione che la politica non ha saputo gestire adeguatamente e 56 famiglie, comunque la si pensi, continuano a non avere alcun reddito. Intanto il sindacato scende in campo dopo il comunicato della giunta e Simone Tempesta della UIL annuncia le barricate in attesa di sapere quali saranno le prossime intenzioni dell'esecutivo comunale. L'amministrazione comunale sembra abbia preso altre strade, estromettendo i lavoratori precari dalla possibilità di rinnovo dei contratti. Purtroppo noi stiamo ancora aspettando la convocazione da parte della Giunta, ma sembra che abbia preso un'altra strada, cioè quella di sostituire sullo stesso posto di lavoro i precari che hanno già lavorato per oltre 6 anni con altri lavoratori. È come dire se un imprenditore privato fa lavorare un lavoratore per 36 mesi, arriva ai 36 mesi, dopodiché lo sostituisce con un altro lavoratore e lo fa lavorare per altri 36 mesi. Se questo è il concetto che deve passare sulla città dell'Aquila, bene, noi faremo le barricate perché è inammissibile che in Italia si sia arrivati a questo punto.